continuano a essere vicini alla popolazione palestinese, i napoletani, a un mese dal grande concertone di solidarietà, grazie al quale sono stati raccolti 42.000 euro per inviare aiuti umanitari nella striscia. Il movimento Life for Gaza continua a tenere alta l'attenzione su quanto sta accadendo in Medio Oriente, questa volta con una pedalata nel centro, organizzata dall'associazione Napoli Pedala. Persone di tutte le età si sono radunate con le rispettive biciclette nella Galleria Principe prima di partire per veicolare in tutta la città il messaggio Stop al genocidio. Presidente dell'associazione Napoli Pedala è Luca Simeone. Da questa idea, perché la bici è intrinsecamente uno strumento di pace. Ci si muove in bici con l'energia muscolare, la bici non è alimentata da petrolio, che è una delle cause dei conflitti soprattutto nell'area medio orientale. E noi oggi con questa pedalata veramente chiediamo lo stop immediato del genocidio a Gaza e subito un processo di pace, due popoli, due stati, perché è una situazione veramente intollerabile. Intervenuto anche il presidente della comunità palestinese di Napoli, Omar Suleiman. Ma degli italiani ci aspettiamo tantissimo e stanno dando tantissimo. In tutte le città ci sono iniziative, raccolti fondi, aiuti materiali. Abbiamo negli ospedali qui dei bambini palestinesi che sono arrivati a Gaza, c'è tanta solidarietà a Napoli, ci sono messaggi infiniti delle persone che chiedono che cosa possiamo fare, possiamo ospitarli, possiamo, qualsiasi cosa aiuto possiamo fare lo faremo.